Buongiorno. Buongiorno, Pausa caffè. anche se è pomeriggio perché sono le è l'una forse, Pausa caffè. è l'una e venti. Abbiamo appena finito di fare il pane, cioè di fare la piega al pane, e adesso ci prepariamo a fare la seconda ricettina Ferragosto. per agosto. Mi veniva in Oggi è il 14. Aspetta, ho girato dall'altra mente. parte, come se Uguale. fosse che qualcuno lì deve girare. E cosa facciamo per Ferragosto? Cosa si fa di solito a Ferragosto? La grigliata, giusto? Noi siamo vegani e non possiamo. Vabbè, io mi faccio la mia grigliatina, cavoli suoi, lei mangia il brodino. No, vabbè, io brodino te lo mangio volentieri. E faccio una ricettina che ho fatto, mi sembra, una volta sola, leggermente modificata perché ho aggiunto un ingrediente che l'altra volta non avevo, oggi ce l'ho. E praticamente sono le salsicce vegetali. A modo mio, naturalmente, perché siccome abbiamo trovato le ultime due salsicce alle Eurospin che sono favolose, abbiamo detto non prendiamo il burger, anche perché prendiamo magari il burger tipo, adesso non mi viene in mente come si chiama, comunque tipo Next Level, quelli finta carne che hanno anche le Eurospin, poi è un po' troppo pesante, V-Burger, quello non mi ricordo, dell'Eurospin sì, si mi sembra chiama il burger. Ho V-Burger, una roba del detto, ma genere. sì, dai, ci abbiamo le verdure, le facciamo con la scusa, facciamo vedere come le faccio. E poi le proviamo se vengono anche sulla griglia, sul barbecue, perché le abbiamo provate in padella e sono buonissime. Certo, non assomigliano a quelle della finta carne No, ma dell'Eurospin o cosa, ma non però abbiamo neanche quell'obiettivo, cioè nel no, ma senso, sono buone, è l'obiettivo è fare giusto una da cosa avere di anche un buono. qualcosa, anche perché questa ricetta qua poi la si può congelare. Quindi io posso, adesso non ne faccio tantissime, ok? Però si possono congelare e quindi io ce le ho già pronte, magari le faccio. Voglio farmi la grigliata la domenica a casa, ho quelli, vado su, me ne prendo due verdurine Ma anche grigliate, ripassate in padella la anche ripassate in sera, padella, vuoi una fare una sesta, a cosa posto. veloce, ripassi in padella una salsiccetta, un'insalata e è Anche fatto. perché anche noi vegani vogliamo mangiare quelle cose, cioè noi siamo diventati vegani, ma mangiavamo, lo ripetiamo ogni volta, mangiavamo, è spento? No, no. C'ho l'ansia che si spenga il microfono, per quello che io lo metto sempre così, Ma dici che perché dopo vedo la diventa luce, sì. l'audio? Vede, almeno si vede la luce. Dicevo, anche noi vegani vogliamo mangiare quelle cose lì. Noi siamo cresciuti mangiando prosciutto e burger, salsiccia, le rostelle, o spiedini, seconda. No, Io non tantissimo, il però vero. ci siamo cresciuti comunque, quelle le mangiavamo, no? E poi Ogni ti piace o non ti tanto. piace, però la salsiccia a arrosto sul barbecue me la sono mangiata sempre. Mia mamma non piaceva. A me sì, invece, adesso non me ne fregava niente, rosticini. Non me ne fregava niente, c'era la salsiccia, era a posto. Sarei capace di mangiarmi, ero capace di mangiarmi anche mezzo chilo, un chilo di salsiccia da solo, Io così. no, io quando c'era da fare la grigliata, mia mamma comprava la pasta asciutta apposta per me e mio padre, perché non mangiavamo la carne alla brace. Gli ingredienti che usiamo oggi sono uno spicchio d'aglio, ma se avete quello in polvere va benissimo. Una zucchina non troppo grossa, piccolina. Mezzo peperone, una falda, un terzo, a seconda di quanto è grosso. Una cipolla, una patata di verdure. Poi adesso le grattugiamo perché le grattugerò e ci metterò una vita veramente. Perché abbiamo questa Vabbè, ma grattugia noi abbiamo una piccolina. mini casa, quindi ci vuole una mini grattugia. Non puoi avere quella grande. A questo poi aggiungeremo i fagioli che in teoria dovrebbero essere i fagioli bianchi e i fagioli cannellini. Purtroppo non ce ne sono, me ne sono accorto io quando li ho presi, erano tutti in mezzo ai fagioli. Cannelline, io ho preso uniche due scatolette che ne useremo una di fagioli bianchi di Spagna. Ultimamente ci sta capitando perché o non so se qualcuno che li Comunque, io mescola. comincio. O sono proprio i dipendenti che mettono alcuni pezzi di quelli più costosi in mezzo a quelli meno costosi apposta, non lo Non lo so, ci è so. capitato anche con col sugo. Infatti, boh, fate attenzione, non so se è una tattica per vendere cose più costose oppure è semplicemente un errore, non saprei. Vabbè, molto più probabilmente sarà disattenzione. Perché è quello, però Come sei fiducioso nell'umanità? io sì, io sono fiducioso, a parte nel mio vicino, ma sono fiducioso. Questo che l'altra volta quando ti hanno chiamato dicendo che c'era un errore per la cosa non ti sei fidato, perché non sei fiducioso. Questa la raccontiamo così magari fanno attenzione. Raccontala, raccontala. Abbiamo cambiato piano di fornitore di energia elettrica, perché con quello che avevamo prima erano aumentati, era praticamente per un anno avevamo un tot, pagavamo un Per tot. 2 anni abbiamo pagato la Due tariffa anni, fissa. scusate.
Poi era aumentato, ho detto vabbè, Però non ce cambiamo. l'avevano avvisato. E abbiamo cambiato, abbiamo trovato un fornitore più economico e a lui è arrivata la mail di conferma che è andato tutto a buon fine. Dopo un paio di giorni, il giorno dopo non ricordo, chiamano, dicono ci sono dei Dopo 2 o 3 giorni. problemi, non è andata bene. Lui subito ha detto sto guidando, richiamatemi pomeriggio. Stavo guidando veramente. Sì, stavo andando via. Poi nel frattempo, non mi ricordo, pomeriggio quando hai chiamato, non mi Ma ricordo. comunque già mentre andavamo, io già riflettevo su, mentre andavamo in macchina dopo che mi ha chiamato, riflettevo sul fatto, ma a me è arrivata la mail di conferma. Ok? Una mail di conferma in cui mi dice che tutto a posto, ovviamente. Questo qua mi diceva che ci sono dei problemi e che io non pagherò la cifra che ho pattuito nel contratto, ma pagherò di più. Io ho fatto l'offerta normale, che sarebbe pago quello che pagano tutti, classico, più l'unica cosa che cambia è che c'è una, non mi ricordo com'è la percentuale, quello che è, che pago in base al prezzo del PUN. Quindi se il PUN aumenta io pago di più, ma se il PUN diminuisce io pago di meno. E lui mi dice, ma è così, lei... ci risulta che ci sono stati dei problemi e quindi non possiamo fornirle la materia prima e quindi se gliela dobbiamo fornire le deve pagare di più. È strano. Chiamo poi col servizio clienti e mi dicono guardi che a noi è Ti ho risultato tutto a posto. detto che sono strategie di mercato per farti un contratto. A me più che strategia di mercato mi sembra una truffa, quindi fate attenzione che se vi chiamano per dirvi così non accettate niente e poi chiamate il vostro fornitore e Magari chiedete piuttosto informazioni. inventatevi una scusa. Vabbè. Lui sto guidando, chiamami dopo, sto facendo la cacca, chiamami lui dopo. Però fate attenzione. Sta guardando la libreria in maniera inquietante. C'è un fantasma. È una bambina? Stamattina mi sono svegliato spaventato, ma veramente sono quasi come si dice cagato in mano. Ero girato verso il muro e al mattino c'è sempre un po' di ombra, no? Con una parte di illuminata, perché sarà quando gli apre la porta a lei, ai cani di farli uscire al mattino presto, fa questo qua. Lei è tornata a letto, i cani erano rientrati, poi ci alziamo dopo un pochettino e richiudiamo. Ma in quel mentre che non ci siamo alzati, io guardo il muro e vedo un'ombra che sembra una persona che passa da un punto e va dall'altro, io mi sveglio, guardo, non c'è niente, non c'è niente, nessuno. E poteva essere dall'altezza e tutto, poteva essere anche una bambina, tranquillamente, un bambino, non era adulto come noi perché l'ombra sarebbe stata più alta. Non mi sono più riaddormentato stamattina. Questo che lavavo i piatti, Sì. ero io che facevo le ombre, ho fatto lavare i piatti. Domani mattina mi metto lì a fare le ombre con i calzini. Vuoi dire qualcos'altro della grigliatina? Cos'altro ci vogliamo fare? Facciamo, vabbè, sulla griglia ci facciamo queste salsicce, quelle dell'Eurospin, poi vabbè, tosseremo il pane, a fette. Abbiamo i nostri pomodorini dell'orto, quindi li raccoglieremo domani proprio a... Prima di farceli, quindi ce li mangeremo proprio freschi, così ci facciamo una bella bruschettina, magari con l'aglio strofinato sul Beh sì, pane. se tostiamo il pane su, il pane è fatto in casa perché se avete visto questa ricetta, se state vedendo questa ricetta vuol dire che avete già visto anche la ricetta precedente in cui ho fatto il pane. E poi basta, tanto ci mangiamo. Ah sì, facciamo delle verdure grigliate, classico, però le verdure Faremo i grigliate peperoni arrostiti, che io non le farò i peperoni arrostiti. arrostiti direttamente sulla brace mentre si sta facendo il fuoco. E le altre zucchine e melanzane grigliate che le facciamo Non lo poi so, con... le Vabbè, zucchine non lo so perché non so se ne abbiamo ancora tante, forse ce ne sono solo due. allora facciamo solo Però i melanzane che siamo pieni. peperoni e melanzane sicuro. Allora, così abbiamo trovato queste tre verdure in offerta abbastanza buone, di prezzo, mi hanno detto ma sì, prendiamole, così almeno ci facciamo una grigliatina anche noi. Sento le dita. Sì. Visto che non riusciamo mai tanto. Cosa c'è? C'è il vento, quindi ho paura del vento e qua c'è vento tutti i giorni, quindi io ho paura tutto il giorno, tutti i giorni. Sì, si appiccica Papino, che Papino poi muore di caldo. Qui è molto caldo e basta. Questa sarà la nostra grigliatina. La faremo la sera perché stare in giardino di giorno, a parte che si muore di caldo, ma proprio tanto, e dovremo accendere il fuoco e moriremo di caldo ancora di più perché il nostro giardino è
tutto muro, attorno c'è i muri, quindi è in un giardino interno, quindi il calore resta. E poi anche perché è pieno di insetti, è Sì, veramente ma impossibile, non si riesce poi a stare. anche perché tanto ci sarà un casino pazzesco, perché tutti faranno la grigliata di giorno Noi lo facciamo e la noi la sera. facciamo la sera, noi non siamo come tutti gli altri. Sì, perché il Ferragosto noi gli altri anni prima di venire a vivere qua, mentre gli altri andavano al mare, noi venivamo in montagna. Ti ricordi che a Ferragosto andavamo sempre a Ma Trioren anche con perché tanto se Gastone? noi andavamo al mare non c'era un posto. Cioè, No, si mettono soppalcati qua. io una volta sono andata in spiaggia a Ferragosto e ho detto mai più, a parte che l'acqua, no, due volte, l'acqua è oscena, è Sì, quando gli stavo sporchissima. lavorando, mi sembra. Sì, è un'altra volta con i miei. È sporchissima, ma veramente, cioè, è veramente, fa schifo. C'è il pollo che sta facendo lui, pollo È di lavoro. caldissimo, più calda temperatura pipì, e quindi sarà anche piena di pipì. E Perché vabbè, devi la dire solo gente fa. calda, basta, temperatura pipì. Vabbè, per far capire, no, di cosa è sporca l'acqua. Comunque, no, è veramente brutta, no, è bruttissimo. Tutti ammassati, c'è casino, bruttissimo il giorno di Ferragosto andare al mare. E noi che viviamo qua, cioè, che vivevamo giù vicino al mare, non aveva senso insistere ad andare al mare anche a Ferragosto. Quindi noi andavamo giugno, un pochino luglio, agosto, pausa Vuoi togliere mare. un pochettino il microfono perché sentivi. Agosto facevamo una pausa dal mare e venivamo spesso qui in montagna. Tanto E poi noi poi a ci andavamo spesso settembre, anche in inverno a farci la passeggiata, quindi. sì, a settembre riprendevamo ad andare al mare, tanto fino a ottobre a voglia, metà Ma anche ottobre a perché poi noi voglia. calcolate che andavamo sempre, se possibile, vabbè, c'era solo Eddie all'inizio. Però andavamo perché comunque ci facevamo una passeggiata col cane, non ci dava fastidio, perché qua non mettono la spiaggia per i cani, non so se è cambiato qualcosa ad agosto. E basta, Cioè, non fine, che a non ci metà agosto, sia nell'altro dopo periodo dell'anno, ma è non si può andare. impraticabile, ci sono sassi, è fatta veramente male. Ad agosto la sistemano, mettono un po' di sale, ma non sassi che si riesce ad andare, sassi che per le zampe dei cani sono anche pericolosi. Quindi alla fine no. Però vabbè, qualche volta andavamo anche senza i cani, siamo andati spesso senza i Sì. cani. Su chilometri, chilometri, chilometri di spiaggia, la spiaggia per cani sarà larga a 4 metri. Una roba vergognosa, in un punto dove le onde sono molto forti ed è pericoloso far fare il bagno a cani, soprattutto cani un po' più piccoli. Io a Eddie non gli ho mai fatto fare il bagno, al massimo lì a bagnarsi le zampe, ma sempre tenendo al guinzaglio, perché sinceramente lì la corrente è talmente forte che è pericoloso per i Oh, cani. faccio fatica a grattugiare l'aglio. Bella, io lo triti. Scusate se ogni tanto vedete che io tiro fuori la lingua, perché quando mi concentro io tiro fuori la lingua. Vabbè, non sei l'unico, tanti lo fanno. Io ho incontrato una mascella che mi va tutta di lato e divento una roba oscena. Io faccio due cose, a volte mi faccio tutte e due e mi faccio male. Digrigno i denti, Anch'io. che tiro. Oppure faccio la lingua di fuori. E io con i piedi li contraggo tutti così. Infatti lui capisce quando mi sto concentrando, quando mi vede, Sì, raggiunge perché tante volte i piedi. la vedo i piedi che fanno. Te ne poi. Noi ci stiamo sputtanando. Io oggi non servo a niente, sto qua. Mi fa compagnia. Poi anche se resta così, questo, vedi, ti sei spaccato. Tanto poi quando si amalgama si cuoce, si disfa Meglio bene, come si l'abbiamo scioglie. fatto l'altra volta le polpette. Più o meno sì, Ricordi? più o meno sì. Allora. Vabbè, comunque noi andiamo avanti a tritare tutto questo qua e ci rivediamo dopo, dai, tanto. Sì, inutile che vi facciamo vedere tutto il grattugiamento. A dopo. Ah, dopo. Allora, queste qua sono le nostre verdure. Tutte tritate, ci è rimasto un pochettino di pezzettini di peperone così o di cipolla finale, basta. Adesso l'unica cosa che faccio è salare le verdure. Aggiungere un po' di olio, alla fine un cucchiaio poco più, e farle andare quassù a fuoco medio. Faccio andare a fuoco medio e si cuociono, almeno dovranno cuocere 20 minuti, mezz'ora, e poi le aggiungeremo ai nostri fagioli e faremo
l'impasto, ma questo ve lo facciamo vedere dopo passo passo. Ora le facciamo cuocere, ci vediamo dopo. Dopo 10 minuti le verdure sono così. Adesso faccio solo asciugare ancora un pochettino e poi le spegniamo e le facciamo raffreddare prima di aggiungerci i fagioli e tutti gli altri ingredienti. Ok, le verdure hanno riposato e sono qua dentro. Adesso devo aggiungere le spezie. Allora, io ci aggiungo ho dimenticato un ingrediente, la salsa di soia. Più o meno lì vado un po' a sentimento, però occhio, saranno tipo cuoce un cucchiaino di paprika affumicata e poi c'è un cucchiaino più o meno di quella dolce. Voilà. Poi, se volete, io ce lo metto, ma solo se volete, un po' di peperoncino perché secondo me ci sta bene. Faccio piano con questo perché è molto piccante. Tanto non ne scende. Poi, salsa di soia. Alla fine più o meno un cucchiaio. Poi se dovesse servire aggiungete ancora. Pepe, perché comunque c'è. Poi, se uno vuole, ci può aggiungere anche del rosmarino, della salvia che tritate. Noi oggi le facciamo così perché poi useremo il rosmarino con l'olio per spennellarci l'olio sopra. Poi ci diamo una mescolata. Se volete, no, io non ce la metto perché noi non ce l'abbiamo. Però se volete ci può stare bene anche un cucchiaino di concentrato per dargli un po' di colorino più rosso. Ok? Adesso qua mescolate poi. Ora bisogna creare proprio l'impasto. Ora aggiungiamo un po' di farina. Se la volete fare senza glutine potete usare quella di riso, però è lo stesso. E io comincio a metterci, per cominciare ci metto 2 cucchiai, 3 cucchiai, 4 cucchiai di farina 00 e metterò anche lo stesso quantitativo di farina di ceci. Quindi vado a mettere qui 4 cucchiaini di farina di ceci, 4 cucchiaini, scusate, 4 cucchiai di farina di ceci. Voilà, ora si mescola perché si deve creare un impasto quasi come quello della pizza alla fine. Perché poi dobbiamo formare le nostre salsicette, le avvolgiamo nella carta da forno, noi non ce l'abbiamo e la avvolgiamo direttamente nell'alluminio, tanto questa qua l'abbiamo presa e va bene anche per avvolgere subito gli alimenti. Le facciamo singolarmente, nella nostra porzione che vogliamo, le arrotoliamo, le chiudiamo bene bene bene. E poi gli facciamo fare qualche minuto, adesso non mi ricordo, devo vedere se trovo il quantitativo, però penso una decina di minuti, un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, di bollore in acqua per aiutare a quasi cuocere totalmente. Perché poi dovremo, quando sono fredde, dovremo spellicolarle. Nicolacle. Spellicolarle, come vuoi dirlo? Desalluminiolarle. Comunque dobbiamo srotolare dalla pellicola, Scartarle. scartarle dalla pellicola o dalla carta da forno che abbiamo utilizzato, che però la carta da forno se la usate dovete poi rifasciarla o con l'alluminio o con la pellicola, come volete voi. Ah, tanto ci devo mettere anche i fagioli adesso ancora. Vabbè, ho dimenticato solo di frullarmi i fagioli, mi frullo i fagioli e ci vediamo dopo. Invece di Mi sono sentita frullarli, tanto carote. sono molli, li schiaccio con... col cucchiaio, tanto dovrò aggiungere poi dell'altra farina perché ne serve ancora un po'. La farina vi regolate aggiungendola poco alla volta, cucchiaio alla volta, perché comunque dipende dalle verdure quanta acqua hanno rilasciato. Buono, che
buono patino, è per me. Sì, anche dormi. No, adesso mi è venuta in mente una storia. Raccontala, tanto che siamo No, qui. racconto poi in un altro video. Non vi vuole rendere partecipi. Sì che voglio, ci faccio un video dedicato, no? Ok, allora, visto che così ci devo aggiungere ancora un po' di farina. Uno. E due, quindi siamo a sei. Sei cucchiai di farina 00. Ho due storie da raccontare che voglio fare sul mio canale. Vi faccio scegliere, tanto so che tra voi c'è un sacco di gente che segue anche me. Preferite pigiama party tragicomico o la storia del tizio, il bruttolone, lo chiamavamo noi, quello che un signore che ci rompeva sempre le scatole la sera quando giocavamo. Fatemi sapere, perché tanto io li giro entrambi, fatemi sapere quale volete vedere per primo. Io quella del brontolone non la conosco, però conosco quella del pigiama party, se è quella che penso io. Uno ne ho fatto, quindi sicuramente quella che pensi tu. Ok, e io prenderei subito quella. Anzi, forse no, forse prima il brontolone, così quella è più bella secondo me. Io devo assaggiare. È crudo. Quando è cotta, domani te ne do un pezzettino. Tanto no, c'è la cipolla, non si può. Vabbè, ma un pezzettino, non gli fa niente. Io sono tosto. Lo so, ti mangi con i sassi. Dovete sapere che Eddie è vivo per miracolo. Ancora un po' di Perché da farina. piccolo io lo portavo in braccio, perché se stava giù lui mangiava tutto quello che c'era per terra, tutto, non c'era una cosa che non prendeva. Leggeva Sigarette. sigarette, pezzi di carta. Una volta si è preso un pezzo di cacca. I cosi delle palme, che quelli sono pure tossici. E boh, di tutto. Di tutto. Qualsiasi cosa trovavo. Una volta eravamo a passeggiare in un paesino, così a fare un giro. E c'era, vicino a una porta di una casa, c'era una scatolina con del cibo, no? Ed era una scatoletta. Però era molto probabilmente cibo per gatti. Lui sta solo passando, è riuscito a farsi fuori quasi tutta la ciotola. È Basti la stato di fome. una velocità allucinante, non siamo riusciti a impedirglielo di mangiare qualcosina, no? E la sera ho vomitato tutta la notte, non perché lì fosse avvelenato, che cosa, ma perché era cibo per gatti e lui, se è per gatti gli fa male, non so cosa cambia, però. Boh. Sì, lui è allergico proprio ai gatti, perché infatti è allergico anche alla saliva dei gatti. No, delle pulci. Delle pulci, non dei Eh sì, gatti. no, Ho delle pulci. detto una stronzata. Sì, anche grossa. Meno male che la finestra è aperta, così se ne va. Prossimo video sarà son di nuovo single. Ok, qua ci siamo quasi con la consistenza. Che Magari se c'è qualche avvocato che si offre volontario. però mi faccia vincere. Io mi difendo da sola. Posso andare anche con le mani qua. E adesso si impasta. Se non mi piace impastare con le mani, perché tipo a me non Schiavizzate. piace, no, prendete quella spatolina di silicone che si Mi usa devo alzare, ora non mi tantissimo, vedete più. quella comoda che ripulisce bene tutte le ciotole, così quella si riesce a impastare bene Si senza chiama usare le Marisa. mani. Vabbè, prendete una vostra vicina e la costringete ad impastare al vostro posto. Vabbè, metti un mukbang, io però. Se vi interessa, ne abbiamo in mente un mukbang. Spieghi tutto tu. In cui raccontiamo le cose buffe che ci sono state raccontate da piccoli, oppure quelle cose strane che credevamo da piccoli. Così? Sì. È così una montagna! Non è un cucchiaio! Quello che ho fatto io era un cucchiaio a montagna, ok? Noi siamo in montagna. Infatti non facciamo il risotto all'onda, lo facciamo a montagna, che quando lo metti nel piatto resta così. Guarda, adesso lo metto qua sul tavolo, così lo posso vedere bene. Prendo tutta la farina che mi è rimasta. Adesso, così senza deve essere questa qua, quella classica che usiamo anche per fare tipo la pizza. Vedete? Che un pochettino appiccicherà lo stesso le mani perché. Alla fine stai facendo tipo muscolo di grano.
Beh, non proprio. Beh, dai, i muscoli di grano si fa mischiando la farina per il seitan con la farina di legumi. Sì, Tu ma non io l'ho stai messa. proprio usando la farina di seitan, stai usando la farina normale, va bene, però dai, diciamo una versione un po' dei poveri del muscolo di grano. Ok, questo qua è l'impasto che deve venire. Vedete? Ok, adesso lo faccio riposare qualche minuto al tempo che mi lavo le mani. Ma se ci fai tipo... Faccio riposare, mi lavo le mani e poi vi faccio vedere come le facciamo noi, le nostre salsicciotte. Ok, allora, adesso poi col coltello, ma anche a mano. Prendete una porzione, adesso non so quanto verrà grossa, quindi andiamo per tentativi. Ok, io la metto qua per nel caso mi dovesse servire un pochettino di farina per sporcarmi le mani. E adesso dobbiamo, non si vede bene. Voilà. Salsicciamo. Adesso l'unica cosa che bisogna fare è questo. Fare la salsiccia quanto lunga si vuole. Secondo me una salsiccia lunga così potrebbe bastare. Sì. Poi la si mette nella pellicola, prendete qua, vediamo se sì, dovrebbe reggere. Eventualmente, se non vi fidate, spennellate un pochettino di olio, ok? E ora non fate altro che arrotolarla. Facciamo così. Adesso non si fa altro che arrotolare. E poi fare. Per un fare tu la caramella, fare la caramella cercando di non schiacciare troppo la parte centrale. Voilà. Ok, un esperto in salsicce, li fa tutti i giorni. E questa qua poi si piegano i due lembi così non si apre. E questa qua è la nostra salsiccia. Ok? E si procede per tutte le altre. Domani sulla griglia le spennelleremo mentre vanno con la marinatura. Facciamo olio, pezzo di soia, erbe aromatiche, tutto. Attenzione, ho rovesciato No. tutto. Non sono così tonto, vedete. Se vuoi Adesso la tornare, prima vieni. cosa la rovescio tutta. No. Vediamo. Adesso è un litro d'olio. No, un litro d'olio non c'è. Ok, sì, però si appiccica un po' troppo. Forse ancora un goccettino di farina devo mettercelo. No, vabbè, se no vengono troppo dure. No. Non sto neanche a risponderti. Si spennella più o meno dove andiamo a mettere la nostra salamella. Voilà. E si salsiccia. Ecco, è caduta. Mi raccomando, non fatela cadere come ho fatto io. Poi io, lì sta a voi se dovete fare precise, precise, precise. Ok? Ora, non vi faccio vedere tutte le salamelle perché tanto è sempre questo. Ci vediamo poi dopo che ve lo fate vedere tutte, così vediamo anche quante ne sono uscite. Ci vediamo dopo. Allora, queste qua sono tutte le nostre salsicce. Ne abbiamo fatte 2, 4, 6, 8. 10, 12, 13 salamelle sono venute. Adesso io ho messo già sull'acqua a bollire. Appena bolle, controllo bene se sono chiuse bene, le mettiamo dentro. Se non vi sentite sicuri, potete fare un altro giro di pellicola oppure un altro giro di. In Ci sarebbe meglio la teoria carta, sarebbe meglio evitare l'alluminio, di non però mettere alluminio, di mettere la carta. Noi di solito facciamo carta da forno.
poi o pellicola o alluminio, Non ben avevamo arrotolato, però questo non avevamo né la pellicola né la carta da forno, per una volta perché... non moriamo, al massimo ci spuntavano le Esatto. antenne. Così captiamo, così prende bene il Visto che il mio non prende mai bene. Ora, appena bolle, le mettiamo, vi faccio vedere come le metto lì, che poi non ci vuole niente. Caliamo nell'acqua calda, le faremo cuocere per 10 minuti, 15 minuti e poi le scartiamo. Ok? Ci vediamo dopo quando l'acqua bolle. Bolle. E quindi non ci resta altro che mettere a cuocere le nostre salsicce tutte insieme. Voilà, sono pronte. Adesso le facciamo raffreddare qualche istante e poi le speriamo per farvi vedere come sono. Guardate qua l'anteprima. Voilà, a dopo. Voilà, queste qua sono le nostre salsicce. Visto? Poi mettiamoli. Voilà. Fai vedere tu, le pieghi tu. Le nostre salsicce. Oggi le facciamo una stessa, ce ne facciamo una per uno, così vi Sono aperto, se no facciamo fa condensa. vedere come vengono in padella. Ora le lasciamo raffreddare, non le chiudiamo perché fa un condensa, facciamo raffreddare un pochettino così fuori e poi le mettiamo in frigorifero. Fino a domani pomeriggio, domani sera, quando faremo la grigliata, saranno lì fresche, tranquille, e poi le butteremo sulla griglia, sperando che vengano, perché non l'ho mai fatto, è un esperimento. So che in padella vengono, sulla griglia non lo so. Vedremo, al massimo un goccettino d'olio. Prima. Facciamo una marinatura, mi sembra che una roccaforte con salsa di soia e senape. Proviamo. Dai, ci vediamo questa sera che le cuociamo. A dopo. È arrivato il momento di assaggiarle, quindi mettiamo un po' di olio, non troppo, lo facciamo scaldare bene bene e poi metteremo due delle nostre salsicce. Guardate come sono venute belle sode. Vedete? Adesso ne mettiamo due per uno e ce le mangiamo. L'olio è caldo, dovrebbe essere caldo. Non proprio, però vabbè. Cominciamo a mettere le nostre salsicce. E voilà. Due a testa, le altre per domani. Guardate che belle. Adesso le lasciamo ancora qualche istante che le giriamo e poi sfumeremo un pochettino con la salsa di soia, così gli diamo il gusto umami e poi ce le mangiamo tutte perché saranno di sicuro buonissime. C'è un odore pazzesco e saranno di sicuro buonissime. Sfumiamo. E sono pronte, andiamo a mangiare. Adesso l'assaggio. Io sono preparata già tre salsine diverse, Io perché prima le voglio voglio assaggiare assaggiarle senza. anch'io. Dentro è così. Sai cosa mi ricorda? Con i gusti che avevano l'Eurospin. Buonissimo. No, vabbè. Ma anche senza salsine va benissimo. Volendo ci potrebbe stare anche un cucchiaio in meno di farina. Sono belle compatte, belle sode queste, Ma però. sono buonissime. Voglio assaggiare con le salsine, allora. Prima con l'agrodolce giapponese. O cinese, giappone, boh, non so, asiatica. Assaggiamo con la senape. Questa senape qua l'abbiamo trovata all'Eurospin, è buonissima, Beh, ma è molto forte, però se vi piace la senape provatela. non mi so tanta. E adesso ultima, ma non meno importante, Più importante. quella del Lidl, la mia amatissima salsina del Lidl.
Quanto ti amo. Buona. Però quella che secondo me ci sta meglio è quella asiatica. Bene. Ora, noi mangiamo, vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo video, che al prossimo video sarà di sicuro quello, se non ci sono intoppi, te ne proviamo a fare sul barbecue. Quindi, ci vediamo. Ciao! Ciao.